Wahey Kuj, ben ritrovati dal vostro Andrea Incremontoni in questo nuovo episodio di Yo-Kai Watch 3. Quello che state per vedere è un estratto della live che ho fatto, se proprio vogliamo metterla in questi termini, qualche giorno fa, e domani ce ne sarà un'altra. E in teoria questo video non volevo neanche pubblicarlo oggi, l'avrei voluto pubblicare qualche giorno dopo di rispetto a oggi, però ho detto vabbè, alla fine, dato che domani appunto c'è la live, facciamolo. Nella live di domani appunto andrò a finire tutti quanti i piani che rimangono di Reggia Emma, ovvero i tre piani, o meglio i tre labirinti di Emma Kronos, Emma Umbra e Emma Helios. In questa presunta live, che poi non è partita perché avevo problemi con YouTube, infatti la sera ho provato a fare un'altra live ed è partita, ma quella del pomeriggio non è partita né quella vecchia che avevo in programma, né quella vecchia, ma poi l'ho spiegato in un video che ho fatto apposta per chiarire questo problema. Dunque, nella live di domani andremo a fare appunto i restanti piani del Reggia Emma, mentre nel video di oggi vi farò vedere appunto la partita che ho fatto con i miei iscritti. Appunto, mi sembra di aver giocato con tutti quelli che volevano appunto giocare con me, e abbiamo fatto i piani principali di Reggia Emma, ovvero quelli necessari per completare, o meglio avere la spunta sulla Reggia Emma, però non completarla al 100%. Ma questo video tratterà tutti quanti i boss. I boss sono tanti, sono davvero particolari, e non mi aspettavo di trovare alcuni boss sinceramente, tipo la talpa. La talpa è un boss che mi sembra sia l'ultimo, poi, che mi ha davvero lasciato contento, perché è un boss strano. L'avevo visto su Puni Puni, non mi aspettavo assolutamente di ritrovarlo qui in questo gioco, in Blasters addirittura. Sì, me lo aspettavo un po' su Yo-Kai Watch 3, ma come boss intermezzo, magari tipo una missione strana e c'è la boss fight con la talpa. Invece è su Blaster Steel, che lo rende ancora più intrigante, perché se ti vuoi affrontare davvero tutti, ma proprio tutti i boss, allora devi fare anche tutto Blaster Steel, che sinceramente è un gioco a parte ed è stupendo. Quindi congratulazioni davvero vive agli sviluppatori e all'ideatore dietro Blaster Steel, perché comunque sia è anche una versione più avanzata e migliorata, per quanto mi riguarda, per quanto riguarda il mio gusto personale, migliorata di Yo-Kai Watch Blasters. Perché Blasters davvero sì, era interessante il fatto di poterti muovere sulla griglia di gioco, però era davvero fatto male, davvero davvero tanto, e ti penalizzava in maniera proprio pesante, mentre invece questo Blasters ti è fatto molto meglio. Poi ci sono anche tanti altri boss interessanti, tipo l'ultimo Re Shogun, dovrebbe chiamarsi l'ultimo Shogun comunque sia, la versione massimizzata di Shogunian. Non mi ricordo neanche il nome, perché praticamente ho solo registrato il video, ma stavo giocando scazzato perché la live non era partita. Io riuscivo a messaggiare appunto sulla chat, ma la live non era partita e stavo talmente scazzato appunto che non riuscivo a concentrarmi sul gioco. Infatti sono morto 2-3 volte, morto io, andato KO, però mi hanno subito rianimato per fortuna, anche se c'era un curatore in una perlustrazione che non curava. Alla fine gli ho detto: curatore, dai, vedi che ho pochissima vita, no? Se tutti quanti carichi c'è solo uno che sta male, sono io, usalo, no, il curatore, dai. Però alla fine vabbè, l'ha usato, ok. E non pensavo fosse così facile, voglio dire. Sì, mi hanno aiutato tantissimo i ragazzi che hanno giocato con me, e vi ringrazio davvero tanto, perché appunto mi hanno aiutato a finire Reggia Emma, o meglio la parte principale di Reggia Emma. Ora i 45 piani me li farò oggi in vista della live di domani. Per farvi rendere conto, io sto registrando questo video a 00:15, per farvi capire quando io mi metto a registrare i video, cioè... Rendetevi conto, io fra poche ore mi devo svegliare per editare questo video
fare tutti i 45 piani di Reggia Emma, che ci vorrà una mezz'ora più o meno, registrare un altro video. Anzi, devo ancora editare il video di Nazuma Eleven che uscirà appunto giovedì. Che bella la vita dello youtuber, eh? E avessi solo i miei video da editare, ma ne ho anche altri di altre persone. Però finché pagano io prendo tutto. Quindi, insomma, penso che per ora le battaglie le abbiamo viste tutte quante, no? Nel momento in cui vi stavo dicendo queste cose. Insomma, video corto, ma era giusto per farvi vedere quello che è successo, i boss che ho affrontato. E domani appunto andremo a finire Reggia Emma con i tre Enma. Se li prendo bene, se non li prendo, chi se ne frega. L'importante è sconfiggerli. Almeno, diciamo che posso togliermi un sassolino dalla scarpa. Un sassolino che non è fastidioso, però almeno ce lo togliamo. E altre live di Blaster Steel non penso le farò, ma farò altre live di altri giochi che normalmente non porterei sul canale. Perché niente, ho tanti giochi da voler portare, ma non riesco a portarli tutti. Poi magari porti un video che qualcuno non guarda, mentre invece porti un video che qualcuno vuole vedere, poi porti una live, quindi due video al giorno più o meno, insomma, è più interessante portare giochi che non porteresti normalmente sul canale. Tipo io vorrei portare tantissimo New Super Mario Bros. U Deluxe. Ma non trovo il modo di metterlo in programmazione. Non trovo davvero il modo. Comunque sia, noi ci vediamo domani con Inazuma Eleven Go, il primo episodio, Go Galaxy ovviamente, e pomeriggio alle 5 con la live che la farò partire 10 minuti prima più o meno, ma tipo un pre-live, in modo che tutti quanti arrivino e poi alle 5 si parte a bombazza. Quindi grazie a tutti quelli che saranno domani in live. Ci vediamo appunto domani, un'altra volta, lo ripeto, per essere sicuro. E bye bye.